Bene, questo per dirvi che comunque abbiamo tante donne candidate in questa lista e come ben sapete, e se non ve lo ricordate, lo ricordo io, che oltre a contrassegnare il simbolo della lista numero 2, potete esprimere due preferenze di genere diverso, quindi un uomo e una donna, non dello stesso genere. Questa è l'attenzione unica che dovete comportare, così daremo spazio anche a tante donne di poter esprimere il loro saper fare. Grazie. Bene, io adesso diciamo siamo alla conclusione. E hanno già detto tanto alcuni dei rappresentanti di questa lista e chiaramente la cosa importante su cui mi vorrò soffermare sono alcuni punti, in modo particolare uno. Si è parlato tanto di giovani, di disoccupazione, di giovani che vanno via e questa è una nota dolente che purtroppo ci lascia perplessi, ma ci lascia anche inermi perché non abbiamo nessuna possibilità per poterli aiutare. Purtroppo il lavoro non viene dall'alto, non viene da nessuna parte se non si crea qualcosa. Noi nel nostro piccolo di una comunità, qual è quella della città di Montesarchio, però abbiamo grandi risorse. Noi abbiamo la risorsa di avere, perché ce l'ha regalato la storia, un centro storico con dei borghi unici. Abbiamo il castello, la torre, che rappresenta l'attrazione turistica e potrebbe essere valorizzato per questo come nessun paese forse al mondo. Sta a noi però doverlo valorizzare e dover lavorare in questo progetto. Noi ci crediamo in questo progetto e il progetto è quello di creare un'attrazione turistica per dare vita ad un indotto economico. Cosa significa? Significa che noi abbiamo l'idea di fare un museo itinerante. Vado nel pratico. Il museo itinerante sta nel fatto che abbiamo tanti reperti che sono depositati nelle sale sottostanti al nostro museo. Quei reperti dovranno avere vita e potranno essere esposti dopo un protocollo d'intesa che noi abbiamo intenzione di stipulare con il nostro polo museale in tutti i borghi della città, nella zona storica. Quindi questo significa idealizzare e creare delle bacheche dove poter esporre questi reperti di grande prestigio e di grande valore e che potremo poi sfruttare questo grande evento come un evento continuato nel tempo, magari il fine settimana di ogni mese, come un evento statico, continuativo, come può essere Caserta Vecchia, come può essere l'evento delle luci di Salerno, dove tutti i turisti vanno, dove tutte le persone vanno, perché c'è la curiosità di vedere il bello, la cultura, di assaporare un clima diverso. E solo così riusciamo ad attirare le persone nella nostra città e non sarà difficile perché la nostra città è talmente bella e già geograficamente organizzata che ci vorrà solo il nostro impegno a volere fortemente questa iniziativa. Io sono sicura che solo in quel modo noi produciamo indotto economico. Perché solo in quel modo i nostri giovani, una buona parte rimarranno qui e quelli che vanno via perché hanno ambizioni che qui non si riescono, per cui qui non si riescono a catalogare, quando torneranno con il piacere di rivivere la propria città. È un problema questo che dobbiamo risolvere noi con le nostre forze e con le nostre risorse, perché poi pensate, io sono stata in amministrazione, sono stata proprio una assessore delegata alla cultura e spettacolo. Quando ho iniziato il mio primo punto è stato quello: ma che meraviglie abbiamo, le dobbiamo far rivivere. Vi posso dire che se non avessimo impegnato i primi 5.000 euro per l'illuminazione all'interno della torre, oggi non si potrebbe entrare. E lo ricordo molto bene perché fu una cosa per cui ebbi ringraziamenti dei cittadini, delle persone che lavorano al museo. E io dicevo, ma per così poco, possibile? Questo vi fa capire quanta disattenzione c'è per ciò che abbiamo. Quindi io vi invito fortemente a prestare attenzione alla nostra lista per la sensibilità, per le competenze, perché credetemi, abbiamo ragazzi di competenze straordinarie che forse, ecco, hanno bisogno anche di farle venire fuori.
E poi aggiungo pure, hanno una trasparenza e una incontaminazione straordinaria, per cui daranno tutto quello che hanno come risorsa umana e come risorsa in competenze che nessuno potrà dare. Basta con gli stereotipati soggetti che comunque porteranno sempre le stesse logiche, perché tutti saranno fautori e attrattori di voti, ma non daranno nulla al nostro comune. Noi invece abbiamo risorse da dare, abbiamo tanto sentimento e siamo motivati a fare tutto quello che possiamo. Ci siamo messi in gioco solo per questo, ci siamo messi in discussione e ci sottoponiamo al travaglio di un voto, perché credetemi, sottoporsi ad una campagna elettorale significa metterci la faccia, e noi non ci siamo tirati indietro, e questi ragazzi insieme a noi con una grande ansia stanno sostenendo, seguendo alla lettera tutti i nostri consigli, perché noi siamo una squadra unita, unitissima. Per noi non ha importanza chi arriva prima o chi arriva ultimo. Qui ci siamo su questo palco tutti, e ci saremo tutti in consiglio comunale se il vostro voto ci darà fiducia. Il nostro comune sarà aperto a tutti. Ci saranno turni, ma non mancherà mai nessuno di prestare ascolto. Per cui vi invito a valutare l'umanità, la sensibilità e l'attenzione che noi tutti abbiamo. Io vi ringrazio immensamente. Vi aspetto ai prossimi comizi, perché avremo altre pillole di saggezza da trasferirvi, che saranno poi concretizzate per la nostra città. Grazie. Montesarchio è... Aspettateci che scendiamo per fare un selfie con voi.